realtà proprio l'11 settembre del 2020, 19 anni dopo gli attacchi terroristici, quando c'è stato proposto, poi abbiamo parlato con il presidente Piccoli dell'associazione dei familiari delle vittime, ci è venuto naturale e spontaneo dire sì, lo facciamo e lo facciamo ancora con più convinzione rispetto agli anni passati, se possibile. Lo facciamo con le misure di sicurezza, di distanza, rispettando tutti gli standard e i protocolli, e siamo anche vicini a tutta la comunità italiana di New York del Tri-State Area attraverso una diretta Facebook che stiamo facendo. Quindi io ringrazio tantissimo tutti voi qui per la presenza. Prima di salutarvi in maniera più specifica vorrei leggere un bellissimo messaggio che abbiamo ricevuto dal nostro ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, che naturalmente è a Washington, non è potuto venire anche perché a Washington succedono abbastanza cose che ovviamente hanno una loro importanza. Allora, vi leggo il messaggio prima di fare i saluti. A 19 anni dalla tragedia dell'11 settembre si celebra oggi a Park Avenue presso il Consolato Generale d'Italia a New York la solenne commemorazione delle vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre, tra cui si contano quasi 200 persone di origine italiana. Saluto e ringrazio l'Associazione delle Vittime dell'11 settembre guidata dal Cavaliere Giulio Piccoli. Quest'anno in particolar modo che ha visto le comunità del nostro paese e degli Stati Uniti duramente colpite dall'emergenza sanitaria, questa occasione rappresenta un'ulteriore dimostrazione della vicinanza, della solidarietà e dell'amicizia che legano Italia e Stati Uniti sempre in prima linea nella difesa dei valori alla base della democrazia, della libertà e delle alleate contro qualsiasi forma di terrorismo. Rendere memoria alle vittime dell'11 settembre presso la sede consolare di Park Avenue conferma particolarmente in questo 2020 caratterizzato dalla pandemia il simbolo di un rinnovato impegno comune con la nostra comunità nel promuovere insieme la sicurezza, la libertà ed il benessere. La deposizione della corona di fiori che come ogni anno avete collocato all'ingresso del Consolato Generale sulla lapide in ricordo dell'attentato rappresenta anche un omaggio alla resilienza della città di New York e anche in ragione della numerosa e bellissima comunità italiana presente occupa un posto speciale nel cuore nostro e di tutti gli italiani. Rimando l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti a Armando Varricchio. Credo che sia difficile aggiungere altre cose rispetto a questo bellissimo messaggio dell'ambasciatore, se non appunto un'emozione, una commozione nostra e anche un orgoglio per vederci tutti qui presenti in un momento così importante per la nostra comunità e per la città di New York. Lo facciamo tutti insieme, l'unità della comunità italiana qui credo che sia uno dei valori più importanti che possiamo continuare a rafforzare anche durante questa emergenza della pandemia che sta caratterizzando questi mesi. Ringrazio in maniera particolare l'ambasciatrice Maria Angela Zappia, la nostra rappresentante permanente alle Nazioni Unite, per essere qui con noi anche questa volta, nonostante tutte le difficoltà. Grazie Maria Angela, la tua presenza qui veramente significa molto perché tu sei quella che rappresenta la bandiera italiana ogni giorno all'ONU, quindi i valori della libertà, della democrazia, della pace, della sicurezza. Quindi ti ringrazio, non so se vuoi farci un saluto. Anni alle famiglie di coloro che hanno perso i cari
ringrazio il console generale di avere così la gentilezza e la carineria di coinvolgere in questa piccola cerimonia, che è una cosa molto sentita, con la quale ricordiamo i nostri connazionali e ricordiamo anche i caduti che dopo quella giornata hanno dato la propria vita proprio per garantire la sicurezza del nostro paese e la sicurezza internazionale, che poi l'aspetto del quale io mi occupo più direttamente alle Nazioni Unite, che abbiamo noi stessi contribuito, tuttora contribuiamo alla lotta al terrorismo in tantissime parti del mondo con i nostri soldati, con le nostre forze armate, ma anche con le nostre forze di polizia. Quindi anche coloro che hanno perso la vita in quelle operazioni di pace meritano il nostro ricordo oggi. Grazie di essere qui ancora e, ripeto, sono molto contenta di poter partecipare a questo momento perché è un momento importante. Grazie tante, sono qui a nome di Monsignor Emanuele Caccia, l'osservatore permanente della Santa Sede presso loro, e abbiamo preparato una preghiera in inglese, però penso che tanti anche capiscono la lingua inglese. O God of love, compassion and healing, look upon us as we gather this evening to remember and honor those who lost their lives as a result of the terrorist attacks 19 years ago this day. We ask you in your goodness to give eternal light and peace to all who died, the heroic first responders, firefighters, police officers, emergency service workers, and port authority personnel, along with all the innocent men and women who were victims of this tragedy simply because of their work or service on September 11, 2001. We ask you in your compassion to bring healing to those who, because of their presence that day, suffer from injuries and illness. Heal to the pain of still grieving families and all who lost loved ones in this tragedy. Give them strength to continue to live with courage and with hope. We are mindful as well of those who suffered death, injury, and loss on the same day at the US Pentagon and in Shanksville, Pennsylvania. Our hearts are one with theirs, and our prayer embraces their pain and their suffering. God of peace, bring your peace to our world, to this country, to this city. Peace in the hearts of all men and women, and peace among the nations of the earth. Return to your way of love those whose hearts and minds are consumed with hatred and thoughts of violence. God of understanding, affected by the magnitude of the tragedy we recall on this day, we seek your light and guidance as we remember such terrible events. Grant that those of us whose lives were spared may live so that the lives taken may not have been lost in vain. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly
for a world where true peace and love reign among nations and in every heart. We ask you this, who live and reign forever and ever. Amen. Amen.